Ok, la piazza si è riempita e la cosa mi fa un enorme piacere, fa piacere a tutto il nostro gruppo che si è impegnato tantissimo per questa serata, non è stato facile, erano anni che non portavamo la musica a Frascati in piazza, erano anni che non si festeggiava così in una campagna elettorale e ci piace marcare questa differenza, ci piace stare insieme qui una sera con questa pioggerella, con questo clima, tutti noi. E la musica è stata fantastica, abbiamo avuto due gruppi stupendi. Ora, noi siamo un movimento politico, ci presentiamo alle prossime elezioni, io sono il candidato sindaco e lì ci sono tutti i nostri candidati consiglieri, vi prego di andarli a conoscere, di venire a conoscerci, chi già non ci conosce. Abbiamo un'amica a cui tengo molto, perché diciamo è una cosa che va molto più indietro del Movimento 5 Stelle, ci conosciamo da quando praticamente condividiamo un sogno assurdo. Portare delle persone comuni, delle persone oneste, delle persone con dei grandi valori e dei grandi progetti al governo dei nostri paesi e delle nostre città. Se ci prendevano tutti in giro, ci chiamavano grillini, ci sfottevano, ci buttavano i volantini per terra, però noi abbiamo resistito. E io adesso sono veramente molto soddisfatto di essere qui stasera con Paola Taverna, perché lei forse più di chiunque altro incarna veramente lo spirito dell'attivista del Movimento 5 Stelle. Quindi lascio a lei la parola e ci sentiamo dopo. Grazie Paola. Grazie. Frascati. Uno di quei posti che nell'immaginario collettivo del cittadino appartiene a tutti tranne che ai cittadini. È sempre stata una piazza molto ambita dalla destra, dalla sinistra. Frascati è una città ricca. Una città che ancora a volte non percepisce fino in fondo la crisi di un intero paese. E guarda un po', oggi c'è qui, anche qui c'è il Movimento 5 Stelle, mi hanno detto che sono 8 i candidati sindaco, 4 di centrosinistra, 3 di centrodestra, Emanuele. Qui si riconferma lo slogan di quest'anno, noi o loro, perché 4 più 3 fanno 7, ma stanno tutti dalla stessa parte, cioè stanno tutti contro quello che è un paese che grida. Io vado in giro ormai da mesi per tutta Italia e non c'è un posto dove sono andata dove non ho incontrato persone che mi hanno detto non ce la facciamo più, non va più bene, chiudono la ditta, siamo 600, chiudono il call center, siamo 10.000, non riesco ad andare avanti, la mia azienda non ce la fa, siamo strozzati dalle tasse, mio figlio, mio cugino. E tu a un certo punto dici, che sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che dopo un anno che stai là dentro e che vedi quali sono le dinamiche, quello che è il vero progetto di queste persone, quando ti guardi un attimo indietro e ti domandi ma quando è successo che ci siamo trovati così? Com'è stato possibile che l'Italia oggi sia un paese del terzo mondo? Perché se poi non ce lo vogliamo raccontare, possiamo anche far finta e io vengo qui e vi faccio il programmino elettorale che faranno il PD, che farà Forza Italia, che farà NCD, che faranno Fratelli d'Italia, che vi vengono a dire che mo vanno in Europa, che basta con l'euro, che come mai c'avevamo il fiscal compact e come mai non c'è sta più il lavoro e come mai le nostre aziende delocalizzano. E tu gli dici come mai ci stavate voi 20 anni fa e ci siete stati per 20 anni e noi se ritroviamo così? A chi lo stai chiedendo? Ve lo chiedono a voi? Un po' voi dovrebbero chiedere, perché io qui dei 18 anni ne vedo pochi, quindi temo che qualcuno di noi si deve anche assumere la responsabilità di aver votato per 20 anni PD e PDL. Cioè, vabbè, bravo, non c'era nient'altro, non andare a votare, se no ti piace la responsabilità, perché fino a prova contraria chi ha votato PD e PDL oggi mi ritrovo pure sul groppone io. L'informazione, ecco, allora vabbè, damosi un sacco di scuse. Diamoci tante scuse, me le do pure io, perché pure io a 25 anni... Per due volte non sei andato a votare? L'ultima due volte c'è. Mo ce vai? Anche perché sennò scendo. Come minimo. No, però io per un anno sono stata là dentro e mi sono arrabbiata molto con i politici. Avevo finalmente la possibilità di guardare in faccia quelli che a mio avviso erano i responsabili di uno sfacelo. Quando siamo entrati là dentro pensavamo che le cose fossero non proprio
nel miglior modo possibile. Dopo un anno sappiamo che stanno assolutamente peggio di quello che immaginavamo, e la cosa peggiore, forse ha ragione lui, è data proprio dall'informazione, dalla disinformazione. Noi stiamo parlando d'Europa e stiamo parlando di che cosa significa Europa, perché là dentro c'è il Movimento 5 Stelle. Noi stiamo parlando e leggiamo sui giornali che Genovese è stato arrestato perché là dentro c'è il Movimento 5 Stelle. Noi stiamo parlando di soldi buttati, non ve lo scordate, non dimenticate niente. Questa è la cosa che io tengo di più. Smettiamo di dimenticare, smettiamo di pensare che domani è un altro giorno. Domani è il giorno che tu hai costruito il giorno prima, perché se no il giorno dopo non c'è. Se tu non pensi che oggi, ieri e l'altro ieri dovevi costruire qualcosa affinché ci sia un domani, allora non ci siamo. Noi siamo il prodotto di 20 anni di nulla cosmico. Questi in 20 anni non hanno fatto niente, sono rimasti perfettamente immobili cercando di portare a casa i loro privilegi. C'è stata una trattativa importante e pesante tra lo Stato e la mafia, che ha portato la mafia all'interno delle istituzioni, e questo è significato che tutto quello che dovevano fare per consentire a questo paese di essere oggi, io non la rinnego la comunità europea, parliamoci chiaro, se noi avessimo per 20 anni fatto un progetto, uno sviluppo industriale, uno sviluppo energetico, uno sviluppo occupazionale, oggi perché non potevamo stare in Europa e farla da padroni? Ma farla da padroni veramente, perché noi siamo un paese che se lo poteva permettere, perché noi siamo un paese che poteva permettersi oggi di essere indipendente dal punto di vista energetico. E sti cavoli allora dell'euro, quando io l'energia ce l'ho a casa, qual è il problema di dire la mia sull'euro? Il problema ce l'abbiamo perché importiamo il 70% dell'energia, e allora che vuoi dire? Il problema ce l'abbiamo perché abbiamo svenduto la nostra terra, perché importiamo i pomodori e buttiamo i nostri, perché importiamo l'arancia e le nostre ediamo ai maiali, perché abbiamo accettato in maniera supina qualsiasi cosa ci veniva detta, semplicemente perché in realtà il loro interesse non era quello di portare questo paese ad essere un paese capace di gestirsi, di crescere e di contare qualcosa. Noi dobbiamo essere la manodopera dell'Europa, signori, ed è un progetto ben studiato, è un progetto che con Monti si è palesato in tutto il suo squallore con la legge Fornero. Ma voi vi rendete conto che noi si portiamo sulle spalle una legge che ha messo in ginocchio un paese e che a Fornero, ma Monti sta? Nato sta? Ma non siamo un po' rotti coglioni di non aver mai nessuno che è responsabile di quello che fa? Siamo entrati nell'euro con un cambio assurdo, ci ha portato Prodi, e poi Prodi, mo che sta a fa? Poi ci avevamo avuto Berlusconi, ha distrutto questo paese per 20 anni, e mo gli famo fa 4 ore a settimana assistenza a quelli che sono malati d'Alzheimer, che io se fossi uno dei parenti dei malati d'Alzheimer mi incavolerei anche un pochino, perché fino a prova contraria la pena dovrebbe scontare lui, e tu mo lo metti là dentro, ascoltano i malati. Poi che ci avevamo? Forza Italia, il PDL, quanti l'hanno votato? Io ho mia madre che lo votava. Mia madre, ci avevamo Dell'Utri in Libano, ci avevamo Scajola in galera, che cos'altro deve succedere? Io ci sono dei momenti, vi posso raccontare qualunque cosa, vi posso dire che in 70 giorni di governo Renzi e tutto quello che ha detto non è vero niente, ma penso che lo percepite, no? Cioè, c'è la legge elettorale? Qualcuno ha più sentito parlare di legge elettorale? Per un mese e mezzo l'unica cosa che hanno detto è che questo paese aveva assolutamente bisogno di una legge elettorale, perché se non facevano la legge elettorale noi non mangiavamo più. Si è visto con Berlusconi al Nazareno, gli hanno sputato addosso di tutti, però lui doveva fare la legge elettorale. Dove sta? Io sto al Senato. Vado in prima commissione perché mi piace, perché da persona che finalmente ha la possibilità di informarsi alla fonte, mi vado a informare alla fonte, perché poi ve lo vengo a raccontare. Di legge elettorale non se ne parla più, sapete perché? Perché doveva essere la legge che permetteva il ballottaggio fra PD e PDL, che teneva completamente fuori il Movimento 5 Stelle, era stata architettata ad hoc. Poi è uscito il primo sondaggio che diceva che forse il PDL e il Movimento 5 Stelle non è che erano tanto sicuri che il secondo partito era Forza Italia, anzi no, eravamo noi. Poi è uscito il secondo sondaggio dove il PD, che era tanto il primo partito, non sembrava, perché signori i sondaggi non li possono più dire, ma noi sappiamo, il primo partito in Italia è il Movimento 5 Stelle, non ci piove, ma per un fatto banale, perché forse gli italiani, di sentisse raccontare una manica di stronzate, si sono stufati.